Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono archi giovani. Buongiorno a tutti, signore e signori, autorità intervenute. Sono lieto di presiedere a questo evento molto importante e direi forse unico per il comune di Soriano nel Cimino. Do lettura all'oggetto dell'ordine del giorno, cerimonia e intitolazione della sala consigliare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ringrazio il dottor Mautone Gaetano che ha partecipato a questa nostra riunione. È un consiglio straordinario, perché questo è anche l'obbligo di dare legalità anche all'intitolazione della sala. Ringrazio il dottor Siddi, ringrazio Camilli che è venuto da stamattina e che gira per Soriano, ringrazio gli altri ospiti che dopo parteciperanno a quello che abbiamo avuto, un dibattito sui temi del fenomeno mafioso nel Viterbese. Al di là del rappresentare due grandi figure, ma che da stamattina stiamo celebrando. È un po' il trionfo dell'artigianato locale la targa, perché mette insieme la ceramica, mette insieme materiale nuovo anche nel design, mette insieme plexiglass e materiale antico. Si è pensato una targa anche diversa dalla solita targa d'ottone o dalla lapide di marmo, che è una cosa che in queste occasioni diventa bruttissima. Sono solo due busti monumentali che devono rimanere come memoria, memoria di questi due visi onesti, di questi due visi che hanno profondamente creduto nel loro grande senso del dovere, fino a sapere che era molto rischioso quello che facevano. E quindi oggi sono due eroi nazionali che noi metteremo nel nostro cuore e che dopo tanti anni, dal 92, ancora portiamo avanti come simbolo di una nazione che è viva e, come diceva, se ricordo bene, Giovanni Falcone, la mafia è una realtà umana come tante e quindi come tante può essere sconfitta, non è vero che è invincibile. Dietro ci sono le nebbie, ho tolto qualsiasi tentazione di simbolo per lasciare tutte queste nebbie che comunque non offuscano queste splendide figure dell'Italia onesta, dell'Italia che combatte, dell'Italia che è eroe essa stessa. Quindi è solo questo il significato. Poi spero che dopo parleremo anche dell'altra cosa, o se vuoi lo faccio subito. Sì, dopo alla professoressa Falcone verrà donato un'opera che poi è riprodotta in altri esemplari, e si intitola I due grandi cuori.
L'opera nasce nel 2009 ed è una esplosione di due grandi cuori dall'asfalto della strada, dove in qualche modo qualcuno ha voluto che non battessero più. E la mostra, l'opera ha partecipato alla mostra Asfalto nel cielo a Camerata Picena in Ancona, è tuttora dal Baretto della Torre in provincia di Cuneo, e nel mese di novembre la stessa mostra itinerante andrà ad Asti per celebrare un evento lunghissimo che dura anni, proprio in omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grazie, io più di questo. Proviamo. Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra. Di paghi di famiglie sparse qua. Stamattina abbiamo visto i ragazzi a scuola, a tanti genitori, di cercare di educare i nostri figli, soprattutto con quella che è la regola fondamentale, deve essere la regola fondamentale di ognuno di noi, che era la regola, che diciamo quasi la religione in cui Giovanni credeva, che era la religione del dovere, soprattutto fare essenzialmente il nostro dovere, e il nostro dovere lo dobbiamo fare anche, soprattutto appunto, non mostrandoci indifferenti e non mostrandoci omertosi, ma denunziando e aiutando i magistrati e gli uomini delle forze dell'ordine a poter portare avanti la loro lotta quotidiana contro il crimine organizzato. Grazie. E grazie soprattutto per questa intitolazione. Credo che siano rimasti solo i saluti di rito. Ne abbiamo parlato prima, ne ha parlato l'artista. E il ricordo che lasciamo come guardi, amministrazione. Io ringrazio sempre gli artisti perché sviluppano nel loro immaginario qualche cosa che poi è in fondo nell'immaginario collettivo di ognuno di noi, ma loro lo sanno estrinsecare e mostrare in maniera più chiara a tutti noi. E credo che questo sia un bellissimo quadro che porterò nella fondazione. Io aprirò fra poco la fondazione a Roma, i locali della fondazione anche a Roma. Lo metterò proprio a Roma. Grazie. Grazie. Ci sono i fiori anche per lei. Sì, stamattina c'è stato un po'. Stamattina l'abbiamo consegnato un po' a tutti. C'è stato un momento di. Li lasciamo. E per la dottoressa. I fiori sono sempre bellissimi, grazie. E poi abbiamo pensato. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostra.